Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Allora, sono particolarmente emozionata perché, come avrete letto dal titolo, questo è un video. Non ci si abitua mai. Non ci si abitua mai a lavorare così tanto anima, cuore, tempo, corpo, fatica, lacrime su qualcosa e poi a un certo punto vederlo, trovartelo in mano e poi proporlo alle persone, no? Specialmente a quelle che stimi, delle quali tieni molto in considerazione l'opinione e che siete voi, no? È stato un anno molto particolare per tutti quanti. Non vi lascio solo immaginare cosa sia stata la produzione per una piccola azienda made in Italy. È quasi un miracolo avere qui la collezione di San Valentino, visto tutti gli ostacoli, problemi con i fornitori. Non vi sto neanche a dire che ci siamo trovati lungo il cammino, ma finalmente l'Incantate Amore Collection è qui. È composta da una palette in un formato mai visto prima in casa Piteac. Tre lipstick e un nuovo lip topper. Non so se avete visto la diretta di lancio che ho fatto sulla pagina Instagram di Piteac, nel caso vi invito a vederla, però giustamente non tutti hanno Instagram e quindi volevo venire a presentarvela anche qui e soprattutto truccarmi con voi e la nuova collezione. Allora, questa collezione prende ispirazione. È una celebrazione dell'amore, di un amore che combatte, che si rialza, fatto di scontri, di vittorie, di vita, di lacrime, ma anche l'amore più potente, quando a volte anche quello non basta, è allora che ci vuole un pizzico di magia. E Incantate Amores è una palette che rappresenta un libro di magia. Come vedete, è a tutti gli effetti un libro. E all'interno che cosa troviamo? Troviamo le scritte come se fosse, aspetta che ve lo copro, come se fosse un libro, vedete, e sei ombretti. Non è una palette pensata come ad esempio feci con la mia adorata Finding Treasure, quindi con tutte le transizioni, eccetera. È una palette appunto magica, fatta di sei colori protagonisti, fatta di sei colori che hanno qualcosa da dire da soli. Quei sei colori che voi pescate, mettete le transizioni e il trucco è fatto. Estremamente ricchi di perla, perle pressate in acqua. E tutti questi colori hanno uno sheen, un riflesso, una perla a contrasto in superficie, ma rimanendo molto molto portabili e non texturizzanti anche su una palpebra, ad esempio, più matura. Sapete che io amo mettere texture metal con le dita, a maggior ragione le perle pressate in acqua, però ovviamente potete applicarli anche con gli ombretti. Partiamo dal primo, che si chiama Amor. Amor è un punto luce con sheen pesca in superficie. Poi abbiamo Incanto, che è uno dei miei due colori super preferiti, che è un ghiaccio in colore con riflesso fucsia. Non so se renda in camera, ma è stupendo per me, almeno. Poi abbiamo Core. Core è un colore difficilissimo da descrivere perché è un marrone che ha quasi ha una base molto fredda all'interno, quasi uno sheen lilla. Poi abbiamo Fides. Fides è una sorta di salmone corallo che però ha questa perla rosata arancio chiaro in superficie. Poi abbiamo Seductoria. Seductoria è un rame puro, metallo fuso, è una perla molto molto bagnata, molto molto intensa, infatti lo vorrei usare oggi anche perché nel trucco di lancio su Instagram ho usato tutti i colori freddi. E me ne pulisco uno così vi mostro l'ultimo del quale sono particolarmente fiera, è Immortalis. Immortalis è un meraviglioso platino equamente diviso in oro e argento. Questi sono i sei colori della Incantate Amores Palette. Allora, beh, se non avessi un Giulia, perché ho uno swatch nero, vabbè, ve li metto qui, così ve li mostro, anche se sapete, io ve lo dico sempre, gli swatches per me degli ombretti dicono molto poco, però tanto per farvi vedere questi qua. Poi, che cosa abbiamo in questa collezione? Ah, tra l'altro ho pensato, amiamo il trucco, abbiamo decine di marroncini medi. Volevo fare una palette che veramente fosse adatta anche a chi è da un po' che non compra make-up perché dice basta, le collezioni sono tutte uguali, basta, non c'ho più voglia di marroncini e malvini. E che potesse essere abbinata a una palette che si potesse abbinare a qualsiasi cosa avete già nella vostra collezione make-up. E ecco, insomma, questa è l'idea. Poi, tre lipstick.
dei quali sono molto fiera. Anche qua sono tre lipstick non pensati per essere abbinati per forza con la palette, sono tre colori protagonisti, tre colori che hanno a mio avviso il wow factor. C'è un nude perché non poteva non esserci un nude. Tra l'altro, se siete curiosi di vedere le comparazioni di questo nude con lingerie, silk, altri colori che ho disegnato, vi rimando alla diretta su Instagram che è sulla pagina di Pinterest salvata, in modo che potete vedere tutte le comparazioni di colore. Allora vado a togliermi il lip balm che ho adesso sulle labbra perché ve li vorrebbero stare indossati. Allora, numero 1. No, questo non so quale partire, partiamo dal nude magari. Primo colore che vi mostro, del quale sono super fiera, è Cereus. Cereus è un nude rosato contaminato da Del Pesca. Io lo adoro! Ed ha il finish tipico di lingerie, silk e lace dell'Undressed Collection. Sono rossetti in formula satin, molto idratanti, ma assolutamente long lasting, non seccano le labbra e non le segnano, ma hanno un'ottima durata. Io trovo questo colore stupendo, meraviglioso, super portabile. Poi, un colore sicuramente particolare, ma per me ha veramente tanto da dire e lo trovo un colore bellissimo anche con solo il mascara e ciaone. Sto parlando di Salis. Ah, tra l'altro nei rossetti l'etichetta è fatta con lo stesso fonte a tema magico come la palette. Salis è una sorta di lilla glicine in base cream satin, super pieno di pigmento, ma non voleva essere lilla in base bianca, che poi ai miei occhi diventa quasi importabile. Quindi siamo partiti da un rosa e non da un bianco, come si fa con i classici rossetti pastel. Io lo trovo stupendissimo, sicuramente particolare, sicuramente protagonista, ma che veramente poi se avete gli occhi verdi, azzurri, tira fuori tantissimo la componente verde, ma anche veramente soltanto questo e poi mettete un pochettino di incanto all'angolo interno. Ciaone! L'ultimo ve lo faccio vedere dopo sulle labbra perché una volta che lo metto, come avete visto su Instagram, le tinge tantissimo, è evoluto e dura l'indurabile, per cui magari lo mettiamo dopo o se no ve lo faccio vedere solo sul braccio, se lo volete vedere indossato lo vedete là. Allora, l'ultimo si chiama Incensum. Incensum è un colore del quale sono molto fiera, un colore molto particolare che non riesco a far rendere in camera. Ho provato mille volte a fotografarlo, non so perché in camera sembra un fucsia. In realtà questo è un pigmento più matte dei precedenti, quindi questo invece ha la pasta per dirvi di Passion, Enigma e Harmony. Ed è un fucsia contaminato da Del Viola. E ha talmente tanto pigmento che fa quasi un effetto stain, cioè nelle ore, quando va via la patina più cremosa del rossetto, tinge completamente le labbra e dura. È un colore coraggioso, è un colore protagonista, illumina qualsiasi incarnato, qualsiasi fototipo, è indossato, è di una bellezza per me sconvolgente e vi faccio vedere cosa succede quando voi cercate di tirarlo via. Quindi, quando volete qualcosa che duri l'indurabile anche sulle labbra e che veramente sia bello da pazzi e che illumini il vostro incarnato e i vostri occhi, lui è stupendo. Ma direi, bando alle ciance, di iniziare a truccarci insieme. Allora, a proposito, se vi interessa saperlo, per la base viso ovviamente ho usato la mia Sara Secret. Tra l'altro, i vostri feedback su queste polveri viso mi hanno fatto piangere più di una volta. Sono molto orgogliosa del lavoro che ho fatto su queste polveri per il tipo di micronizzazione e che è una triple milled e il tipo di pressatura. Sono polveri facili da sfumare, si sfumano a guardarle, le sa usare chiunque. Purtroppo la palette è terminata, ma sono in vendita tutte singolarmente. E io oggi ho indossato Nefti per fare un contour più in profondità. Ho abbronzato il viso, esteso il contour meglio con Selkett. Ovviamente sempre Aton, che è la mia banana powder, effetto addio rughe nel contorno occhi, che adoro. Come blush ho messo Ra e come illuminante Horus, nel caso ve lo steste chiedendo. Ora direi che prendiamo un attimo Miss Finding Treasure, che è la mia palette sempre per Peterhack. L'apro dalla parte delle transizioni e inizio a fare velocemente le transizioni, anche perché non ho studiato un trucco prima, ho in mente che cosa vorrei usare, ma vediamo. Dunque, prendiamo un blender e vado con Black Bart, che è la transizione più neutra della palette, e vado nella piega.
quanto amo la Finding. Non vi nego che mi piace, purtroppo quando fai disegni tante cose per un'azienda piccola non è possibile tenere tutto a catalogo, nel senso che poi riordini, bisogna essere multimilionari. Però specialmente alcuni colori della Finding in particolare mi piacerebbe tanto che entrassero in gamma permanente Peter, chi lo sa, magari un giorno. Anche perché io amo, amo, amo questa palette, ma ovviamente amo tutto quello che disegno, c'è tanto lavoro che non si vede, poi credetemi, quest'anno è stato un disastro, tanti problemi. Infatti sono così contenta che sia qua che il giorno in cui mi ha chiamato Francesco, che è una persona che lavora in azienda, uno dei titolari, e mi ha detto: Giulia, sono in macchina. Sto andando io personalmente a ritirare le nostre incantate Amores palette. Io mi sono messa a piangere, vi dico solo questo, perché ormai avevo perso la speranza. E quando l'ho vista, quando ce l'ho avuta davanti, e ho visto che per me era così bella, ero così felice che non vi posso dire. Comunque, prendo un pizzico di William Kidd, che è leggermente più caldo, ma non caldo come Harry Morgan e Long Ben. Stesso ombretto, e stesso ombretto, stesso pennello. E vado a dare una leggera intensità maggiore alla piega. Quindi, come vi dicevo, che sia la mia Finding, gli ombretti Peter anche che potete comprare sfusi, o che sia le vostre palette che avete a casa, con questa nuova Incantate Amores palette potete semplicemente costruire le vostre transizioni e poi andare con la palette. Ok, poi nel caso ripasso le transizioni dopo, ma per adesso sono contenta. Allora, io direi che mi lancio direttamente. L'altra volta avevo usato Core e Incanto come è un pochettino di Immortalis. Adesso vado con Seductoria. Ma la bellezza, io non lo so cosa gli devo dire. Come vedete, full on pigment, super. Ovviamente, come vi dicevo, potete assolutamente applicarlo con i pennelli. Io amo stendere i pigmenti metallici con le dita, è una cosa mia personale. Mi piace proprio perché poi, specialmente le perle H2O come questa, riesco a rompere proprio il pigmento e quindi avere un ottimo effetto. Però, ad esempio, nei punti dove non arrivo con l'unghia, vado semplicemente col pennello e scrivono benissimo anche col pennello, senza alcuna difficoltà. Una volta fatto questo, cosa faccio? Io prendo un pizzico di Seductoria con il pennello da sfumatura, poco, e vado a usarlo proprio per diffondere questo pigmento insieme alle transizioni, vedete? In modo che avendone preso pochissimo non avrò un effetto shimmer nella piega, ma non rimarrà una linea netta di distinzione tra il pigmento metallico e la transizione matte. Mi piace questo ombretto. Che poi a volte quando lavori con delle perle a contrasto come questa palette è molto difficile far rendere i colori in camera o in foto perché poi è dal vivo, no? Che danno il loro meglio. Ora io prendo un pizzico di Core, ma un pizzico perché non voglio scurire troppo, e lo vado ad applicare nella terza parte dell'occhio in questo modo. Proprio poco poco per scurire, vedete? E non lo metto anche all'angolo interno perché ultimamente non so perché mi sono un po' fissata con gli halo smokey eyes e faccio sempre halo. Quindi scurisco la terza parte senza scurire la parte interna. Prendo veramente pochissimo prodotto per volta e se lo applicate col pennello vedrete che rimangono delle striature sulla cialda quasi come se fosse un prodotto in crema perché è data dalla tua, appunto, dalla sua pressatura in acqua. In questo modo. Poi, che cosa facciamo? Una volta che sono soddisfatta di quanto prodotto ho messo, prendo lo stesso colore con un blender un pochettino più piccolo, quindi sempre Core, sempre con un pennello da sfumatura più piccolo, e vado a diffonderne i bordi. Vado a recuperare un secondo mio pennello da cipria e torno subito perché mi devo ripulire un minimo di fallout. Adesso prendo un pizzico di Incanto, sempre col dito, proprio poco, e lo vado a pressare
al centro della palpebra. Poco, perché essendo fucsia, su una base arancio piglierà di più la sfumatura arancio. Su una base più scura rimarrà più freddo. Incanto riuscite veramente a giocarci come volete. E gli dà questo pop bellissimo, secondo me. Poco poco prodotto. E mi fermo. Adesso prendo di nuovo il pennellino con cui abbiamo applicato i primi prodotti, riprendo Seductoria e gli ridò un arancio pieno all'inizio in modo che si vedano bene i tre colori, in questo modo. E mi alzo appena, vedete, porto appena Seductoria anche qui, in questo modo. Pennello da sfumatura con cui abbiamo sfumato all'inizio e diffondo bene tutto. Dopodiché prendo una matita, questa è una Marc Jacobs, si chiama, come ti chiami? Orange Crush, ma non è venduta in Italia, l'avevo presa in Inghilterra perché volevo una matita che avesse un color copper, e la metto, non ho blender, no, e allora lo facciamo così, nella rima interna per amplificare ancora di più. Ah, beh, no, il mio puff di Linda Alberg, Forever and Ever, il miglior puff del mondo, e lo metto nella rima interna per riprendere maggiormente questo aspetto arancio come ce l'ho sulla palpebra, che poi viene amplificato da incanto, e sporco appena ma appena tra le ciglia. E cosa facciamo? Facciamo una sorta di gradient con i tre colori che abbiamo scelto. Quindi prendiamo un piccolo pennellino tipo lui e prendiamo incanto. E ne mettiamo appena all'attaccatura delle ciglia. Non troppo, perché se non ha una base sotto si vede che è ghiaccio e non voglio sia più chiaro sotto di sopra. Una mia idea in questo momento. E appena un riflesso rosa. Poi pulisco, prendo Seductoria. Fate che ho scelto un pennellino microscopico, potevo prenderlo un po' più grande, ma va bene uguale. Mettiamo Seductoria in quasi tutto praticamente la zona della palpebra, in modo. Poi tolgo l'eccesso del pennellino, prendo Core, che è il colore più scuro, e lo metto appunto nella terza parte dell'occhio. In questo modo. Dopodiché prendo un pennellino con Black Bart, che è l'ombretto matto di prima, e diffondiamo tutti e tre i colori in questo modo. Ora prendo, perché è un po' scuro, però lo volevo usare come, ma no, dai, prendo Amor e lo metto all'angolo interno, quindi questo colore chiaro che però ha una base pescata, lo uso come prima parte, diciamo, del punto luce. Perché per il mio fototipo è un pelo scuro per essere come, se usato come illuminante, e poi prendo incanto sempre e nella parte più vicino al dotto, eccolo qua, schiarisco col fucsia, cioè con questo colore duocromo, insomma. E lo stesso colore appena sotto sopracciglia. Bene, metto un velo di mascara off camera e torno subito da voi. Come vi dicevo all'inizio, oltre ai tre rossetti, ho creato anche un nuovo lip topper. Sapete che avevo già creato All That Glitter, base in colore tripudio di glitter oro. Questo invece è Magica. Magica è una base rosa chiaro con tripudio di glitter fucsia. E ho amplificato il più possibile l'effetto bagnato. E infatti ha un effetto sulle labbra completamente specchio. Io non so se renda così, ma tanto adesso lo applichiamo. Specchio. Quindi che cosa faccio? Lui, essendo lip topper, è bellissimo sia da solo, proprio da solo sulle labbra, sia applicato su una matita, sia abbinato su uno dei rossetti della collezione. Io vado a mettere la mia adorata matita Lingerie, che è la matita labbra nude che ho creato per l'Undressed Collection e rimane per me il nude più bello del secolo. Anche la formula delle matite labbra di Peter Hack è eccezionale, quella non l'ho fatta, io ho fatto solo il colore. E vado prima a fare i bordi e poi a riempire tutta la superficie.
Una volta fatto questo, prendo Miss Magica, che io trovo stupendo. Guardate. Cioè, appena lo appoggio, oh, specchio. È bellissimo. Almeno per me. Voilà. E trovo che l'abbinata magica e lingerie matita sia. Bene. Questo è tutto. Io spero di cuore che la collezione San Valentino 2021 di Peter Hack vi sia piaciuta. E grazie di cuore del sostegno e della fiducia, come sempre. Io vi ricordo che la trovate, vi lascio il link qua sotto del sito di Peter Hack e potete utilizzare se volete il mio codice sconto non affiliato di Peter Hack, GIULIACOVA10, tutto attaccato, tutto maiuscolo, per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti. Vi ricordo anche che trovate sia tutti i prodotti singolarmente che in bundle, quindi tutta la collezione o solo tutti i prodotti labbra, eccetera. Quindi vi lascio tutto qua sotto. E niente, grazie di cuore di tutto e un bacione.